Ragazzi, prima di iniziare ci tenevo a ringraziarvi tutto il supporto che ho ricevuto sulla guida scientifica 2.0. Vi ricordo che se avevate già la guida scientifica 1.0 vi dovrebbe essere arrivata l'email con l'aggiornamento di questa versione 2.0, mentre se non l'avete ancora acquistato e siete interessati a ricevere un manuale che io avrei voluto ricevere il mio primo giorno di palestra, andiamo insieme sulla biomeccanica muscolare, parliamo della teoria dell'allenamento su base scientifica e poi c'è anche un framework pratico che ti porterà nella creazione del tuo programma di allenamento su base scientifica da zero, passo per passo. Se sei interessato, allora fino a domenica c'è lo sconto del 50%, quindi è il momento migliore per prenderla. Lascio il link in descrizione, apprezzo tantissimo, godetevi il video. Ragazzi, benvenuti a un altro video. Oggi iniziamo un pochino diversamente, siamo già fuori la palestra, Gyms. Sono le 2 del pomeriggio, oggi sarà una giornata abbastanza incasinata perché viene Ele alle 4:30, sono quasi le 2 adesso. Proviamo a fare la seduta rapidamente in un'ora, così che poi posso andare a casa, prendere la macchina, andare a prendere Ele, tornare. Poi abbiamo programmato tipo una cosa carina stasera anche insieme a Sammy. E dovrebbe essere un bel video, quindi spero che vi piaccia. È una palestra che si gela, sì. Ho le mani tipo... Sì. Non le senti più. No, perché tipo la sera qua, raga, fa meno 1, però feels like meno 4. Sì, e basta che stai fuori così senza guanti e mamma mia, ti ammazzi. Meno male che partiamo tra poco, è un po' sto caldo. C'hai ragione. Non cadere, Sammy, che stiamo a fare una roba. La palestra è un po' più piena dell'altra volta a quest'ora. Speriamo che ci siano tutti i macchinari. E spacchiamo. Allora, primo movimento facciamo queste dumbbell lateral raise nel piano scapolare, quindi vengo 20-30 gradi in avanti, seguendo il traccio praticamente il movimento naturale delle scapole, quindi non mi obbligo a venire indietro ma un pochino più in avanti. Iniziamo con questo movimento, ci abbiamo ben 5 serie. Sto bevendo il mio pre-workout solito con 5-7 grammi di L-citrullina e 20 grammi di Clear Whey al mojito di Food Spring. Mi sono dimenticato di berlo prima, l'ho ritrovato quando siamo entrati, dovevo berlo prima. Ma parla un po' pace. Troppo. Prossimo movimento, ragazzi, abbiamo fatto 5-6 di spalle, me le sento belle pompate. Facciamo 3 serie di questo rope push down in cui letteralmente blocco le spalle e facciamo solamente estensione e flessione del gomito. E vogliamo proprio allungare al massimo e contrarre e controllare bene. Sono un pochino curvo in avanti con le spalle, ma solo perché lo sento meglio sul tricipite e sento che blocco le spalle. Se stessi indietro, così, a questo punto sentirei bisogno di spingere con le spalle in giù, quindi invece mi blocco così e riesco a farlo meglio. Ognuno di noi è un pochino diverso, dobbiamo trovare il setup giusto, l'impostazione giusta per ognuno di noi. Ok, prossimo esercizio, facciamo bicipiti, e faccio questo curl ai cavi. Prendo, praticamente, invece di impugnare la maniglia completamente così, provo, è come se mettessi questa parte in questo modo, e è come se rimanessi un pochino aperto, e così coinvolgo meno il brachio radialis, quindi meno l'avambraccio, e lo sento più sul bicipite, ok? Quindi vedi che è un po' tipo aperta la mano. Poi ovviamente la metto così, però quella è l'idea. E così lo senti veramente un sacco sul bicipite. Top's coming off, ma tanto ta-da! Oggi c'è un oversize e poi sotto c'è pure un'altra. Sono fregati. Comunque, raga, con Sammy stiamo discutendo un pochino su le prossime mosse che vogliamo fare anche per Kaizen, perché alla
fine non facciamo un lancio da Black Friday l'anno scorso e stiamo semplicemente pensando a come fare le scelte migliori per la logistica e le spedizioni. Magari vi spiegherò più nel dettaglio in un altro video, però per fare in modo, come ha detto Sammy, abbiamo fatto di tutto in modo da massimizzare la soddisfazione vostra, dei clienti, di chi acquista. E, però facendolo non abbiamo fatto letteralmente profitto l'anno scorso. Abbiamo fatto un ottimo anno, però non abbiamo fatto profitto, ci abbiamo perso perché siamo andati a prendere DHL, che così la spedizione arriva il giorno dopo, eccetera eccetera, no? E purtroppo, se siamo realistici con noi, dobbiamo essere sinceri, siamo una startup. E tipo l'anno scorso ci abbiamo fatto a farla funzionare perché avevo messo da parte un sacco di soldi, e Kaizen è il nostro bambino, vogliamo farlo crescere, no? Però dobbiamo essere anche realisti con noi stessi e dobbiamo ancora migliorare qualcosa. Però quella è più o meno la filosofia di Kaizen, no? Keep improving. Quindi abbiamo fatto un buon anno l'anno scorso, ma noi non abbiamo fatto profitto, quindi se fossimo una compagnia normale non andremo avanti. Quindi dobbiamo decisamente sistemare qualcosina. La qualità quella rimane, migliorerà e basta. Dobbiamo capire la logistica e trovare una soluzione migliore. Sto più attento, ma il fatto che devo comunque stare, stiamo facendo 3 video a settimana, quindi non sono ancora partito con quell'idea della massa del tipo fammi mettere su un sacco di peso, perché lo sappiamo, tipo dal vivo quando sono più in massa, cioè si vede, ma tipo dalla telecamera tu basta che metti veramente 2 kg di grasso e la telecamera sembri minuscolo. Quindi tipo è semplicemente una cosa che è un po' mentale mia, che tipo finché non partiamo era lì tipo accetto che sto in massa e mangio. Adesso sto, non dico a mantenimento, ma non sto spingendo la massa, capito in che senso? Ok, allora abbiamo l'ultimo di bicipiti, 3 serie, e poi abbiamo da fare l'ultimo per i deltoidi laterali. Anche qua con i bicipiti non bisogna super overcomplicate, no? Letteralmente quello che vogliamo è una cavolo di flessione del gomito. Questa è la funzione primaria biomeccanica del bicipite, ok? Quindi questo è quello che vogliamo. Abbiamo finito l'allenamento, sono contento che ce l'abbiamo tolto perché stavo pensando addirittura di non venire, invece siamo venuti, l'abbiamo fatto, quella è la cosa importante. Ora torniamo a casa rapidamente e vado a prendere Ele. Sono le 4:20, devo andare a prendere Ele che sennò facciamo ritardo. E vi dirò sinceramente, non mi sono fatto una doccia, quindi sono sporco, diciamo niente. Ele dice, amore atterrata, andiamo a prendere. Vi lascio qua, che così la posso salutare per bene. E ci rivediamo fra pochissimo. Ragazzi, ho acchittato, no, come si dice? Ho raccolto la mia bionda. Acchiappato. Sì. Vuoi dire ciao al canale? Ciao canale. Com'è andato il volo? Il volo, bene. Vado hai bene. Studiato? Ho lavorato, devo cioè ho girato il video. Brava. Raga, andate a vedere il suo canale che it's popping right now. Eh? It's popping, eh? Sì, sta andando bene, mi piace un sacco. Dopo andiamo al cinema e ho preso Spider-Man, quello con laser ultra. E in più mercoledì è 2 per 1 con Orange. Quindi ho pagato solo 2 biglietti, non 3. Potevamo pure invitare la ragazza di Sammy, ma non c'è, quindi non esiste. Quindi Sammy viene con... Quello immaginario, esatto, può venire sempre, esatto. Gratis. Sappiamo che Sammy editerà questa parte, quindi ce la toglierà. Ci divertiamo, no, se no la lasci. Oh, qua, ti filmo, Ele si è presa... Caffè olè, con latte di soia. E mo tocca a me che mi vado a prendere il pollo per le prote, per far partire quella sintesi proteica, guys. Olè, raga, ci siamo. L'hai detto guardando il mio time che preferisci questo, eh? Adesso ti stai imparosicando, che c'è solo un caffè. Vabbè, ma non posso fare il pranzo alle 5. Siamo qua sotto Bonshu e questo sarà il mio pranzo. Ci abbiamo pollo, carotine, peperoni, un botto di tipo salse varie che proverò a scolare, sto dicendo, riso bianco e una Pepsi Max 0 calorie. Cioè ragazzi, guardate che figona che è arrivata, eh?
Raga, noi stiamo andando perché Ela. Perché Ele voleva andare a vedere Spider-Man. Spider-Man. Ma come mai? Ma perché ho saputo che era carino. Spider-Man 3, secondo me è tipo una roba super bella, ragazzi. Siamo pronti, io mi sono vestito carino, direi, con queste qua che le ho prese da Zara e mi piacciono un sacco, sono un sacco comode. Anche questi li ho presi da Zara, sono un sacco comodi. Anche il giacchetto l'ho preso da Zara, è un sacco figo. E abbiamo uno dei campioni di Kaizen con la bandierina italiana che non abbiamo mai fatto uscire, ma che a me piace e mi fa sentire in forma e grosso, che lì mi guarda male. Siamo pronti? Stiamo andando? Let's go. Cioè, ma mi spieghi? Ele è arrivata qua e vuole solo dormire. Da quando è arrivata vuole solo andare a dormire. Forse vuoi fare qualcos'altro. Ma io c'ho sonno. Sei ready for this Spider-Man? Yeah, of course. Spider-Man. Però sapete che Zendaya e Spider-Man, il ragazzetto, stanno davvero insieme. E lei è più alta di lui, Sì, ammazza. Che poi stavo pensando, glielo volevo dire anche a YouTube. Cioè, amore, noi stiamo insieme da oltre 3 anni. Sì. Cioè, è un sacco. Quest'estate ne facciamo 4 anni. È un sacco. E stiamo facendo long distance, ragazzi, tipo appunto da quando abbiamo iniziato. Sì, vabbè, sarò nell'ultimo periodo molto meno long distance. All'inizio era long, ma adesso abbiamo fatto più il tempo insieme che separati. Però Secondo me il Covid veramente, cioè questa cosa tra chi era in una relazione o l'ha solidificata o l'ha distrutti. E invece chi era single, diciamo, secondo me è un periodaccio, cioè il Covid, o no? Penso quando c'è il Covid e sei single è difficile incontrare persone. Sì. Infatti. Ma l'ho visto pure con le mie amiche. Voi, regà, qual è la vostra esperienza? Alcuni di voi fanno long distance col Covid? Avete rimorchiato di più o di meno? Ma presumo di meno. Vabbè. Ok, eccoci sotto Kinepolis, che sembra vuoto. Andiamo a vedere, ci saremo solo noi a vedere Spider-Man. Alle 8, tipo 2 mesi dopo che è uscito. Benvenuti all'esperienza di cinema a Lussemburgo. C'è nessuno. Dividiamoci una mega Pepsi. Quella mega, non ci stanno questa, dici? Sì, una grossa Pepsi Max c'è. Cioè. Una 0,90. Dice nachos. Non so, nachos. Ma non sono... Vabbè, però puoi prendere la salsa cheese, dai. Ma faccio un casino qua. Vabbè. Ok, raga, siamo entrati in... qua al cinema e possiamo stare senza mascherina. E vedi, sta godendo la sua coca, Sammy. Pronto per i nachos. Oh yeah. E sinceramente, raga, non ci sta tipo nessuno. Guardate un po' voi. Un po' triste, effettivamente è meglio qua. Ci vediamo dopo, raga, col voto. Siamo appena usciti, voto, amore. Oggi Ivane, io do un 8. A lei è piaciuto un sacco. Io do un 6, perché se si è bambini e se ti piace tanto gli effetti 3D così, pazzesco. Se si è bambini. Però la storyline è un po', boh, non lo so, no, è un po' per sto, piccoli, è un po' per sto, piccoli. Sammy, tu che voto gli dai? Un bel 5,5. 5,5, io dirò dai 6. Sì, gli attori sì, poi il Cumberbatch è una bomba. Comunque mo torniamo a casa. Grazie per essere arrivati fin qua e vi apprezzo veramente un sacco, regà. Io mi godo il mio compleanno domani con una bellissima Ede. Vi apprezzo un sacco, regà. Lasciateci un like se vi è piaciuto, lasciate un commento che apprezziamo un sacco. Ci vediamo molto presto e keep improving.